Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione sempre di massiccia, grazie ai relatori che tra poco interverranno. Oggi chiaramente parleremo di questa autorizzazione unica ambientale, ovvero lo scarico dell'acqua reflue e le procedure e le sanzioni. È un tema abbastanza importante, è una procedura che è nuova, quindi nell'ambito della formazione continua è interessante perché possiamo così avere delle opportunità di lavoro maggiori. Iniziamo subito i lavori e passo la parola all'architetto Emilio Graziano. Passo la parola all'avvocato Lello Fuoco, esperto e consulente legale, che ci illustrerà le problematiche. C'è stato un cambio all'ultimo momento, perciò. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Enzo e volevo ringraziare il Presidente per avermi dato l'opportunità di essere presente qui oggi. Insieme in questi giorni abbiamo cercato di approfondire queste argomentazioni per dare la possibilità di offrire delle informazioni su questa nuova autorizzazione e su tutto quello che voi potete andare ad incontrare quando vi relazionate su queste problematiche con la pubblica amministrazione. Chiedo scusa per la voce, ma sono poi influenzato. Allora, voglio fare una piccola premessa. Allora, io non entrerò troppo nello specifico normativo, pur per non annoiarvi. Faccio una premessa per quanto riguarda il rapporto con la pubblica amministrazione. Allora, voi tecnici, come noi avvocati o altri professionisti, molte volte ci troviamo ad avere questi rapporti con la pubblica amministrazione e siamo demandati completamente ai nostri clienti, cioè il nostro utente, il nostro cliente ha solo noi come referente, quindi se le cose non vanno come il cliente si aspetta, la responsabilità è nostra, anche se noi incontriamo delle difficoltà. Quindi la prima cosa che io volevo premettere è un po' di darvi qualche idea. Ovviamente sono cose che più o meno già conoscete, però di darvi un'idea su come gestire le problematiche quando noi ci approcciamo con la pubblica amministrazione e quindi cosa possiamo pretendere quando noi entriamo in contatto con gli enti pubblici, ed è questo, diciamo, la disciplina soprattutto la legge 242 del 90, con due istituti fondamentali. Il primo istituto è il responsabile del procedimento. Prima della anni fa, se noi torniamo tanti anni indietro, la pubblica amministrazione era vista come un ente astratto, sovrano, intoccabile. C'era una normativa quasi completamente di origine statale e poi a mano nel corso del tempo, già con le indicazioni costituzionali, ma successivamente con i vari decreti attuativi del cosiddetto federalismo, si è avuto quindi un decentramento del potere amministrativo. Questo decentramento ha avuto una fase importante appunto con i due leggi del 1990, che sono abbastanza recenti, anche se sono passati 24 anni, però pensate che noi alcune cose ce le abbiamo ancora disciplinate da regi decreti degli anni fascisti. Quindi queste due normative hanno introdotto due fattispecie fondamentali: uno è l'accesso agli atti e due è il responsabile del procedimento. Responsabile del procedimento, finalmente noi abbiamo una persona fisica a cui chiedere le cose e che ci deve dare risposta, altrimenti ne assume la responsabilità. Perché prima, in passato, prima di questa figura, quando ci approcciavamo con la pubblica amministrazione, sembrava, non so se quando avete mai visto il cartone di Mandi Asterix, quello che andava tutti gli uffici. Quindi oggi invece abbiamo sicuramente una persona che ci deve dare risposta e che si assume la responsabilità in proprio, non come, oltre come ente, ma anche come prima persona. E quindi questa è la prima figura fondamentale a cui noi dobbiamo fare riferimento quando abbiamo delle difficoltà, quando entriamo in un ufficio pubblico. Se noi abbiamo difficoltà ad avere dei servizi, dobbiamo fare riferimento al responsabile del procedimento, che ci deve dare delle risposte. Secondo fattispecie a cui noi andiamo incontro è la possibilità di avere l'accesso agli atti. Ovviamente l'accesso agli atti non è un accesso indiscriminato, cioè noi non è che possiamo andarci a vedere i fatti tutti quanti. Per avere accesso agli atti c'è bisogno di un interesse personale e concreto. Okay? La pubblica amministrazione deve fornirci, con il rispetto dei limiti della normativa sulla privacy, quello che noi chiediamo laddove noi dimostriamo una legittimazione alla richiesta. Ok? Detto fatto questa breve premessa, entriamo un poco più nello specifico. Per quanto concerne l'autorizzazione
unica ambientale. L'autorizzazione ambientale, dal punto di vista amministrativo, si fonda su degli atti. Allora, prima la pubblica amministrazione faceva soltanto dei cosiddetti atti pubblici, adesso abbiamo degli atti piano o atti programma, tra i quali i più importanti sono le conferenze dei servizi, ai quali noi ci avviciniamo nel momento in cui abbiamo necessità di trattare argomentazioni di questo tipo. L'autorizzazione unica ambientale non è, come diceva pure, ne parlavamo prima con l'architetto Pianzano, è impropriamente detta autorizzazione, perché è un regolamento. Non abbraccia una nuova disciplina, ma il decreto 152 del 156 del 2000, del 152 del 2006, scusate, comunque reca le discipline singole per ogni fattispecie, soltanto che l'autorizzazione unica ambientale è una sorta di calderone, cioè hanno cercato di far confluire in un'unica autorizzazione quello che prima erano le varie autorizzazioni, cioè avevamo l'immissione in atmosfera, ricordate, si faceva la pratica IAPS, la pratica RIA, il solito versamento, eccetera, eccetera, per quanto riguarda lo scarico d'acqua e reflu, tutta una serie di situazioni, sono circa sette, mi sembra, sono sette autorizzazioni, che vanno, sono andate a confluire in questa unica autorizzazione. Ora, per quanto riguarda l'aspetto tecnico normativo, io non mi dilungo né dal punto di vista civile né dal punto di vista penale, perché abbiamo altre sedi a cui far riferimento. Pertanto, per quanto riguarda le questioni tecniche, io lascio la parola all'architetto, vi ringrazio, grazie per avermi la possibilità per l'intervento e passo la parola all'architetto, grazie. Grazie. La parola a Gerda Emilia Graziale, esperta e consulente tecnica della provincia di Salerno. Salve a tutti, buongiorno. Io mi aggancio subito a quanto detto dall'avvocato rispetto alla, diciamo, il nome improprio che è stato dato a questa autorizzazione. In realtà l'autorizzazione non è altro che l'autorizzazione unica ambientale, non è altro che il frutto di un regolamento, che ha inteso semplificare le procedure amministrative degli enti e gravare meno sulle piccole e medie imprese rispetto diciamo, agli adempimenti che questi devono fare in campo ambientale. Quindi si è fatto appunto una sorta di raccoglitore di sette autorizzazioni, si sono scelte sette autorizzazioni in materia ambientale, che ovviamente non sono le uniche che trattano l'argomento ambiente, ma sono sicuramente le più importanti, quelle a cui fa riferimento per gran parte delle attività, non andando a toccare però né gli aspetti tecnici né gli aspetti procedurali e normativi di ognuno di questi procedimenti, né tantomeno, come dicevamo prima con l'avvocato, gli aspetti sanzionatori. Sono le sanzioni, ad esempio, sono rimaste le stesse per ogni singolo procedimento. Quindi la norma di riferimento, al di là del DPR, del 59 del 2013 che ha introdotto l'AUA, la norma di riferimento per la materia ambientale resta il decreto legislativo 152 del 2006, con tutte le sue innumerevoli modifiche subite in questi anni. E qui la dottoressa poi dopo ce ne darà merito. In pratica, quindi, l'autorizzazione unica ambientale ci mette di fronte alla necessità, doverle affrontare questa autorizzazione unica ambientale, ci mette noi tecnici e anche la pubblica amministrazione, nel caso specifico, nello specifico i SUAP dei comuni, premetto i soggetti competenti, i soggetti chiamati in causa dal punto di vista della pubblica amministrazione sono le province e i SUAP dei comuni. E tutti gli altri enti che hanno competenza ambientale per le singole autorizzazioni. Regione, ASL, ARPAC come organo di controllo, ATO per quanto riguarda alcuni degli scarichi, degli scarichi che poi vedremo nello specifico, e tutti gli altri uffici del comune. Perché il SUAP è il riferimento per la procedura, ma il SUAP si dovrà interfacciare con i restanti uffici del comune per altre problematiche,
come l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, piuttosto che il nulla osta o la comunicazione per le problematiche di carattere acustico. Vedremo, diciamo, scendendo nello specifico, vedremo che questi sono i punti deboli di questa procedura, perché sostanzialmente il punto debole di questa procedura è l'incapacità, non per l'incompetenza dei tecnici del comunale né tantomeno degli altri enti, l'incapacità però di affrontare problematiche che fino ad oggi non sono state di diretto interesse. Ritornando all'autorizzazione unica, comprende 7 autorizzazioni di carattere ambientale. Io per facilità ve le leggo e vi do giusto qualche riferimento alla normativa. Quindi abbiamo l'autorizzazione, abbiamo detto sempre 152/2006 come norma di riferimento, norma composta di più parti, ognuna delle quali si occupa nello specifico di un aspetto. Quindi abbiamo autorizzazione allo scarico in generale, autorizzazione allo scarico, che fa capo sempre al 152, alla parte terza di questo decreto. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione di plantoie oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende. Faccio una breve parentesi: noi tecnici, che magari ci siamo trovati innumerevoli volte ad avere a che fare con un'autorizzazione allo scarico di un'attività che può essere, facevo l'esempio prima con una collega, l'autocarrozzeria, non necessariamente abbiamo avuto a che fare con una problematica come lo spandimento dei reflui zootecnici, come non necessariamente abbiamo avuto a che fare con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Riferimento emissioni in atmosfera, perché è un'altra delle autorizzazioni comprese nell'AO. Quindi oggi che voi colleghi vi siete chiamati ad autorizzare un'attività dovendo necessariamente seguire la procedura di AUA, vi trovate anche a dover acquisire delle competenze che fino ad oggi non sono state vostre, magari sono state demandate ad altri nostri colleghi più preparati in un determinato settore. Dal punto di vista dell'amministrazione succede lo stesso, perché quello che prima chiamavamo responsabile del procedimento fino ad oggi si è occupato di uno specifico aspetto di carattere ambientale, non mettendo insieme nella propria figura professionale, insomma anche amministrativa, tutte queste competenze. Quindi difficoltà anche dal punto di vista dell'amministrazione nell'istruire la pratica. Poi abbiamo, dicevamo, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale, che è una specifica autorizzazione per alcuni tipi di attività, comunicazione o nulla osta per l'acustica di cui parlavamo prima, autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dalla depurazione in agricoltura e comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del 152. Qui mi permetto di spendere altre due parole nello specifico, perché qui parliamo di comunicazione, come in altri punti, come parliamo della comunicazione per lo spostamento dei reflui zootecnici, come la comunicazione per l'osta per l'acustica. La parola stessa ci dice che una comunicazione non è un'autorizzazione, la comunicazione non è altro che una, appunto, scusatemi il gioco di parole, una comunicazione che il proponente fa all'ente, sottoscrivendola in prima persona e accompagnata dalla parte tecnica sottoscritta dal tecnico di riferimento, dove dice all'amministrazione: io compio questo tipo di attività, assumendosene tutte le responsabilità. Qui nasce il problema che l'AUA, che è intesa come una procedura autorizzativa e che alla fine ci rilascia un'autorizzazione che ha la durata di 15 anni, perché ha recepito la durata, il tempo maggiore di una di queste autorizzazioni, cioè l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha sempre avuto una durata di 15 anni. L'AUA ha recepito il tempo maggiore di queste 7 autorizzazioni,
autorizzazione allo scarico delle acque, parliamo di 4 anni, mi correggo dottoressa se sbaglio, comunicazione in materia di rifiuti, cioè comunicazione in materia di rifiuti, in realtà parliamo di iscrizione al registro provinciale di tutte le attività che si occupano dello stoccaggio e del recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. Quella è una comunicazione e ha una durata di 5 anni. Ovviamente oggi dopo 5 anni va rinnovata l'autorizzazione allo scarico, dopo 4 anni va rinnovata e la domanda va fatta 6 mesi prima che della scadenza. Ancora non ho ben capito con l'AUA quali saranno i controlli. No, sono di 15 anni adesso. Non si è ben capito cosa succederà in questi 15 anni, nel senso che ovviamente un'attività nell'arco di 15 anni, a maggior ragione in un momento di, credo che possiamo usare la stessa parola tutti, di crisi come oggi, è un'attività che cambia, deve necessariamente cambiare, subire modifiche. Ogni volta che andiamo ad apportare una qualsiasi modifica di carattere sostanziale, andiamo a riprendere lo stesso procedimento di partenza. Chi ci dice qual è la modifica di carattere sostanziale? L'interpretazione dell'ente. L'interpretazione dell'ente chiamata in causa, SUAP comincia. Ente che però fino ad oggi non è stato unico interlocutore per tutte queste belle cose che ci siamo appena dette, per cui nasce una gran confusione, c'è l'esigenza di una più forte collaborazione tra i tecnici che seguono, e come ci dicevamo prima siamo gli unici riferimenti per il cliente, per l'utente, per il proponente in questo caso, e la pubblica amministrazione, cioè c'è bisogno di un confronto continuo per capire insieme caso per caso, laddove è possibile, laddove troviamo anche dall'altra parte la disponibilità che ci dovrebbe sempre essere, però sappiamo bene che non sempre è così, del responsabile del procedimento sostanzialmente dell'ente. Disponibilità che a volte non c'è perché non vengono messi a loro disposizione gli strumenti, non ci sono dei tavoli tecnici all'interno degli enti dove si discute insieme della problematica. Sì, c'è l'istituto della conferenza dei servizi, ma anche questo all'interno dell'AUA è diciamo tra virgolette discrezionale, in alcuni casi è obbligatoria, in altri casi è a discrezione di. Molte volte, non riuscendo a venire a capo nello specifico delle diverse situazioni, a mettere insieme quelle che restano comunque autorizzazioni separate, si fa ricorso alla conferenza dei servizi, che di suo è un gran bell'istituto, ma non sempre funziona come dovrebbe. Io guardo la dottoressa perché penso che me le faccio tutte le conferenze. Perfetto, anch'io. Quindi mi sono trovata, io riporto la mia esperienza, io mi sono trovata a farla da tecnico, mi sono trovata a farla da rappresentante dell'ente che convocava la conferenza. E gli enti non partecipano, mandano pareri piuttosto che autorizzazioni dove vengono dette cose assolutamente improprie, che a volte veramente sono completamente slegate da quello che è l'argomento della conferenza. Tante volte non conoscono neanche l'istituto della conferenza e neanche la necessità di un parere negativo. In conferenza dei servizi va dato personalmente, non è possibile mandare fax, posta certificata o quant'altro, va dato personalmente, perché sulla scorta di un principio l'ente non deve non deve essere fatta un'attività di repressione, perché nessun ente è chiamato a fare un'attività di repressione. Quindi l'ente che ti dice su questo determinato progetto il mio parere è negativo, te ne devi dare motivo e ti deve mettere in condizioni di darti gli elementi per poter far sì che questo progetto che tu stai presentando diventi fattibile, realizzabile. Ci rendiamo conto che stiamo parlando di 7 autorizzazioni all'interno di un unico procedimento, che richiedono competenze diverse per ognuna di esse, dove la difficoltà è massima da tutte e due le parti. Quindi nell'ottica
dello studio continuo, dell'approfondimento continuo, io credo che anche il collegio è intenzionato ad approfondire i singoli argomenti diciamo, delle autorizzazioni contenute nell'aula. Quindi immagino che si organizzeranno prossimamente degli incontri sulle singole autorizzazioni, cioè sul procedimento di AUA, andando a puntare l'attenzione sui singoli procedimenti e sulle diverse problematiche legate nello specifico alle autorizzazioni. La provincia, io come dicevo, insomma, quando mi hanno presentato, vi dicevo prima, collaboro come consulente con la provincia di Salerno, quindi posso portare l'esperienza di quella realtà. Da poco tempo mi sono approcciata per quanto riguarda la libera professione alla provincia di Avellino, ho avuto un approccio molto positivo con gli uffici della provincia, con l'ingegnere Roca che è responsabile della procedura di AUA in provincia, ed è venuto fuori anche da un confronto che viviamo nello stesso paese ma sembriamo a volte nazioni diverse, quindi anche questo è un altro punto da affrontare, che ci riporta sempre alla necessità del confronto continuo tecnico ente. Dal punto di vista poi strettamente tecnico potremmo scendere nello specifico e andare a guardare qual è la procedura, quando si fa la conferenza di servizi, quando non si indice la conferenza di servizi, i tempi, la durata e il rilascio delle autorizzazioni, chi rilascia cosa. Prima domanda che ci si è fatta nei giorni appena successivi all'emanazione del decreto: chi indice la conferenza? La conferenza la andiamo a fare nei pressi comuni o la andiamo a fare nelle province? C'è stato sicuramente all'inizio una grande confusione, perché la norma diceva indetta dal SUAP, convocata dalla provincia, ma indetta e convocata sono due cose diverse ma che devono confluire in un unico luogo. Poi vabbè, man mano diciamo, sono state un po' dipanate le nubi e in qualche modo anche con il consenso penso che gli enti sono arrivati diciamo, a definire, a leggere, a interpretare quella che è la norma. In pratica niente, tutta la procedura e tutte le autorizzazioni che caso per caso confluiscono nell'AUA vengono preparate sulla scorta di modulistica messa a disposizione dalle province, e questo devo dire perlomeno in Regione Campania ogni provincia ha messo a punto la propria modulistica, nello specifico la provincia di Avellino ha anche una modulistica molto, molto a mio parere ben fatta, molto chiara nella lettura, anche con delle indicazioni specifiche sulla compilazione. Di volta in volta, dicevo, si richiede un'autorizzazione piuttosto che un'altra, quindi tutta la documentazione che già prima era necessaria ed occorreva all'ottenimento della singola autorizzazione, collezionata insieme, va trasmesso tutto, va tutto firmato digitalmente. Piccola problematica, ma che non sempre è piccola, perché la firma digitale ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ha il commercialista, ma perché devo averla? Ma sono obbligato ad averla? No, non sono obbligato ad averla, no, ce la metti tu come tecnico. Quindi questa intenzione del legislatore di semplificare la procedura ha finito per complicare le cose. Trasmissione telematica per posta certificata. Altra problematica, anche se c'è l'obbligo della posta certificata, qualche picco, perché poi parliamo anche di una procedura che è, come dicevamo prima, è diretta alle piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese, la carrozzeria sotto casa non lo sa se c'ha la posta certificata. No, ce l'ha, obbligatoriamente ce l'ha, ma non si è mai interessato di sapere, la gestisce il commercialista. Sperando che abbia fatto posta certificata e viene trasmesso tutto al SUAP. Il SUAP, la norma dice in tempi brevi, non dandocene
immediatamente una tempistica, che poi leggendo tra le righe, entro 30 giorni il SUAP deve trasmettere la documentazione sempre attraverso posta certificata alla provincia competente. Questi 30 giorni dovrebbero occorrere al SUAP per fare un'istruttoria formale, quindi verificare che ci sia corrispondenza tra la documentazione presentata e quanto richiesto dalla modulistica. Qualora lo ritenga necessario, perché si accorge già nell'immediato che c'è una mancanza, previo accordo con la provincia, può chiedere integrazioni nell'arco di questi 30 giorni. Se nell'arco di 30 giorni il proponente, il richiedente non ha richiesto di integrazione, si intende che la richiesta di AUA formalmente corretta. Ma stiamo ancora parlando di formalmente corretta, quindi il tutto arriva nell'arco di questi 30 giorni alla provincia. La provincia incomincia a fare l'istruttoria tecnica, quindi la verifica che oltre alla bontà formale ci sia la bontà tecnica di quanto presentato. Questo nella realtà non avviene, perché i comuni, nel momento in cui prendono in carico la posta certificata, quindi tutta la documentazione che arriva per posta certificata, quasi immediatamente trasmettono tutto alla provincia. Chi non fa non sbaglia, si dice dalle mie parti, e questo purtroppo è un po' applicato dappertutto, ma a volte anche per necessità, perché immagino che un piccolo comune dove il SUAP è l'ufficio tecnico del comune non ha neanche gli strumenti per poter andare ad aprire i file, stampare i file, o magari fare l'istruttoria formale attraverso il computer, cosa non sempre semplice, e farne una propria valutazione. È che ce ne laviamo le mani, mandiamo tutto alla provincia, loro sapranno che cosa fare. La seconda motivazione, cioè io mi sono una buona, quindi ho messo in prima la motivazione, la prima motivazione, però siamo realisti, è la seconda motivazione. La provincia acquisisce tutto, la stessa provincia a volte ha difficoltà, non è sempre attrezzata a ricevere i documenti, a leggerli nel modo corretto, a volte le poste certificate sono spezzettate in più parti, perché la documentazione arriva al comune in un modo, il comune dovrebbe tal quale trasmetterla, ma non sempre è possibile. Quindi si sono innestate su questa semplificazione una serie di complicazioni. Continuo a sottolineare che in tutti questi giorni che passano il cliente ci sta col fiato sul collo, non so a tutti, che prima presentiamo, prima parto di 90 giorni o 120 giorni, perché non ho detto prima, diciamo, il tempo di rilascio dell'autorizzazione varia da 90 a 120 giorni, cioè il termine di conclusione del procedimento, 90 o 120 a secondo che l'autorizzazione richiesta all'interno dell'AUA acquisisca, diciamo, ha come riferimento di suo i 90 o i 120 giorni dell'autorizzazione. Esempio, se bisogna rilasciare un'AUA per un'emissione in atmosfera articolo 269 del 152, quindi non quella di carattere generale, i tempi si allungano a 120 giorni. Dal momento in cui la provincia acquisisce la documentazione, il SUAP trasmette la documentazione il 30° giorno. Sono partiti già i primi 30 giorni. E mi è capitato personalmente in progetti seguiti, diciamo, come libero professionista, un appunto della provincia di Napoli, nello specifico, ad un comune della provincia, si raccomanda di non trasmettere la documentazione era una richiesta di integrazione, si raccomanda di non trasmettere la documentazione dopo 25 giorni, come già fatto la prima volta. Sembra raccontare una barzelletta, ma è così. La provincia chiede la integrazione, perché la provincia è la prima che apre quelle carte. In questo momento, più che magari spero che andando avanti con la formazione, con la buona volontà da parte di noi tecnici, da parte dell'amministrazione, si farà sempre più chiarezza,
ma inevitabilmente non tutte le carte sono a posto, non tutto è completo, quindi la provincia farà la sua richiesta di integrazione. A quel punto incomincia poi la grande domanda: ma dobbiamo fare la conferenza dei servizi? Ma non dobbiamo fare la conferenza dei servizi? Ma possiamo evitarla? Ma questa autorizzazione ce l'abbiamo già? Ma forse è meglio che non andiamo in aula? Le domande sono innumerevoli, perché proprio perché è un contenitore di autorizzazioni, quando io vado a fare la richiesta, per esempio, dell'autorizzazione allo scarico per un'attività, e devo necessariamente in quel caso verificare che tutti gli altri titoli autorizzativi siano disponibili, mi trovo in quel momento magari ad affrontare un problema che l'attività non si era mai posto, che magari le emissioni in atmosfera, faccio un esempio, non sono in regola. Quindi necessariamente andiamo ad affrontare un'altra problematica che né il cliente era pronto o preparato ad affrontare, né il tecnico in quel momento magari può non avere la competenza, perché parliamoci chiaro, io nello specifico, io sono architetto, ma mi occupo prevalentemente di materia ambientale. Se parlo con un mio collega architetto piuttosto che con voi colleghi geometri, non tutti si occupano di questa materia specifica e non tutti hanno ovviamente le competenze per farlo. Se voi mi chiedete di fare una pratica edilizia, io non so dove mettere mano, cioè, paradossalmente. Però il problema nasce quando di volta in volta va affrontato quello che il cliente ci chiede di fare. E niente, quindi si finisce praticamente per disperdere le energie sia nostre e anche le opportunità lavorative, laddove ci troviamo poi di fronte all'incapacità, se non c'è una, appunto, a questo punto mi collego a quello che dicevamo prima, se non c'è una giusta formazione alla base, che è necessaria, purtroppo oggi dobbiamo continuamente stare lì ad aggiornarci, a interessarci anche di cose che nel quotidiano non necessariamente fino ad oggi abbiamo affrontato. Quindi penso importantissimo sulla scorta dell'input del collegio anche successivamente venire a seguire, approfondire altre tematiche interne all'aula. Io non so in che altro modo, cioè quali altri elementi vi potrei dare in questo momento, perché mettermi a parlare dello specifico della procedura passo passo, che cosa prevede, lo vedo abbastanza, diciamo, tra virgolette riduttivo, perché penso che ognuno di voi avrà letto anche solamente sul sito della provincia qual è la procedura specifica da seguire. Quindi presentazione al SUAP per via telematica, SUAP trasmette tutto alla provincia, la provincia fa l'istruttoria, fatta l'istruttoria formale, la provincia fa l'istruttoria tecnica, si fa eventuale richiesta di integrazione, di caso in caso, a seconda della necessità o della volontà, si indice la conferenza dei servizi. Durante la conferenza dei servizi gli enti vengono chiamati in causa per le singole autorizzazioni, si raccolgono i vari pareri in nulla osta e si emette il provvedimento che viene emesso dalla provincia, emesso dalla provincia, ma viene rilasciato dal SUAP facendo tutti i passi al ritroso. La provincia ritrasmette tutti il risultato dei lavori della conferenza, ritrasmette quello che di caso in caso è il provvedimento che deve venire fuori, e il SUAP rilascia il provvedimento finale al richiedente. Una semplificazione complicata. Cosa, non so, se ci sono domande, se ci sono... L'AUA è obbligatoria nel caso in cui c'è una o più delle, nel caso in cui l'impresa richiedente debba ottenere una o più delle sette autorizzazioni che ci siamo detti prima. Cioè, se per esempio un'impresa c'è un'attività, c'ha uno scarico assimilabile al domestico. Sì. Cioè deve per forza fare l'AUA oppure può richiedere direttamente l'autorizzazione all'AUA? Allora, se ha non ha bisogno di richiedere nessun'altra autorizzazione, può non andare,
stiamo parlando di autorizzazione, quindi non di comunicazione. Nel caso di autorizzazione deve seguire la procedura dell'aula. Nel caso di comunicazione, perciò dicevo prima, autorizzazione e comunicazione sono due cose diverse. Negli altri casi, per esempio parlavamo prima di rifiuti piuttosto che di nulla osta acustico, negli altri casi può non andare in procedura di aula, cioè si avvale dell'articolo 2, se non vado errato, comma 3, per cui non segue la procedura di aula. È un falso, una falsa soluzione, perché non segue la procedura di aula, ma segue lo stesso iter attraverso il SUAP che trasmette alla provincia, che fa l'istruttoria, che ritrasmette al SUAP e che lascia il provvedimento. Sempre tramite la provincia? Nel caso in cui... Se è un'autorizzazione allo scarico, sì, che rilascia l'atto, che prima rilasciava l'atto. La provincia nel caso in cui la provincia è competente, l'ato nel caso in cui è competente l'ato, il comune altro ufficio del comune nel caso in cui è competente altro ufficio del comune, ma sempre attraverso il suo, quindi sempre alla fine attraverso lo stesso procedimento. Vi faccio un esempio della comunicazione per l'iscrizione al registro provinciale su quelle attività che si occupano di recupero di rifiuti non pericolosi. Aprire un impianto che tratta rifiuti significa acquisire tutta una serie di altre autorizzazioni, autorizzazione allo scarico delle acque previo trattamento o meno, insomma a secondo dei casi, acustica previsionale, emissioni in atmosfera in alcuni casi perché c'è un'attività di trattamento dei rifiuti, quindi già di per sé è una piccola acqua. Cioè di per sé è un insieme di autorizzazioni necessarie per aprire un impianto. Anche lì presento la documentazione in aula o no? E si apre anche lì un dibattito, perché magari chi vuole essere iscritto al registro ha già prende in locazione, acquista un immobile che già ha nello specifico l'autorizzazione allo scarico delle acque, quindi va fatta magari solamente in alcuni casi una voltura o una modifica che poi bisogna capire se è sostanziale o meno, ha acquisito già altri pareri nulla osta, potrebbe andare solo ed esclusivamente in comunicazione. Altro dubbio, le modifiche sostanziali. Le modifiche non sostanziali non vanno in aula. Chi stabilisce se una modifica è sostanziale o meno? I parametri di scarico. Nel caso degli scarichi, ma nel caso delle altre. Nel caso di un impianto di trattamento di rifiuti, nel caso dei reflui zootecnici, cioè ci sono alcune cose che sono proprio al limite, anche nei parametri, ci sono alcune cose che sono al limite. Le quantità, sì, ci sono alcune cose che sono già diciamo dettate dalla norma, ma alcune altre diciamo che dovremmo applicare un po' di buonsenso ed è sempre, diventa sempre più difficile, anche perché nel caso dell'acqua i tecnici si assumono ancora di più la responsabilità di quello che fanno, ancora più di prima. Ci sono una serie di autocertificazioni, ci sono una serie di competenze che devi acquisire per poter preparare la parte tecnica relativa all'aula. Magari vengono chiamati in causa professionisti diversi che penso che esperienza comune non sempre hanno interessi che confluiscono. Cos'altro possiamo approfondire rispetto diciamo, a questa cosa? Diciamo che le varie autorizzazioni andrebbero di volta in volta trattate come un argomento a parte. Per approfondire l'argomento, cioè, comunque facciamo riferimento al decreto legislativo 152 del 2006, o c'è, allora, per capire se qualsiasi tipo di attività, anche minima, no? Uno che dipinge, fa commercio e artigianato di ceramica, ad esempio, allora, è una cosa che sembra quasi rilevante, però capire da dove partire per arrivare dove... Forse la dottoressa era... Devo dire che riguardo agli scarichi, per rispondere vabbè, lei anche all'altro vostro collega che diceva, riguardo a
riguardo agli scarichi, sentite? Allora, presento la dottoressa Clara Sorrentino, dirigente di igiene pubblica dell'ASL di Avellino, Dipartimento Prevenzione. Forse si sente anche da questa destra, sì, l'ho acceso. Okay. Volevo dire che il regolamento 6, ultimo del 2013, in effetti ha riguardo sempre ai REC, questo parliamo di scarichi, aveva disciplinato un poco quali sono le attività che quindi producono scarichi, quindi reflui, che possono essere assimilabili ai scarichi domestici. Naturalmente, se così, seguiranno quali sono le normative riferite agli scarichi domestici. Quindi ci sono una serie di attività che vengono, tipo, non so, attività scarichi provenienti, reflui provenienti da attività di parrucchiere oppure dei ristoranti, che prima c'era questo dubbio, adesso c'è la tabella che stabilisce che questi tipi di reflui, sempre rientrando nella tabella 5 eccetera, del 152, possono essere assimilati, sono assimilabili agli scarichi e ai reflui domestici per cui seguono quella normativa. Quindi va direttamente all'anno, non va all'anno? No, va. Chi autorizza, sempre tramite SUAP naturalmente, però è del comune, se il gestore della fognatura è il comune. Se in quel comune il gestore della fognatura non è il comune ma è l'ATO o un altro gestore, sarà l'ATO ad autorizzare, come diciamo, gli scarichi domestici. Quindi questo, quindi abbiamo avuto questa situazione. Sì, si utilizza poi la modellistica dell'ATO, però deve passare sempre attraverso il SUAP, perché questo ufficio naturalmente dovrebbe semplificare queste procedure, avere un unico punto di riferimento al comune. Naturalmente, ci chiedeva prima la signora sulle piccole attività, cercare appunto di individuare come andare a classificarle. La dottoressa ci faceva riferimento che adesso c'è comunque il regolamento. Il regolamento 6 del 2013 che ripropone un altro regolamento 12, quindi un regolamento regionale, che adesso magari illustrerò nelle varie slide. Le missioni c'è l'elenco, c'è l'altro elenco, le missioni adesso hanno fatto le missioni di carattere generale, dove troverete l'elenco di tutte quelle attività che sono soggette alle missioni in atmosfera di carattere generale. Nella maggior parte dei casi sono queste piccole, ci sono anche queste piccole attività e viene dimanato il dubbio in qualche modo, perché penso che sia anche lo stesso dello scarico più o meno. Mi volevo solo riagganciare a quanto diceva l'architetto, che abbiamo un po' di confusione nella normativa e forse sarebbe stato opportuno invitare a questi seminari anche i tecnici comunali, perché molto spesso gli scarichi li gestisce il comune, non sì. C'è bisogno dello, deve autorizzare solamente il comune, non l'ATO. Se gestisce il comune, sì, solo il comune. C'è una normativa, adesso li facciamo riferimento, quindi, perché molto spesso succede appunto che i tecnici comunali, purtroppo, ahimè, perché magari per anni di arrivare, eccetera, non dovrebbero fare formazioni ogni volta che ci sia una normativa nuova. E quindi molto spesso succede che siamo noi dell'ASL a dover fare formazione ai tecnici e non viceversa, perché sono i tecnici che la normativa, specialmente sulla parte urbanistica e quant'altro, devono fare loro, insomma, dare indicazioni a noi, perché noi, oltre alla parte sanitaria, invece molto spesso ci troviamo a dover mandare indietro delle pratiche perché studia male. La scorsa settimana mi è arrivata una pratica del comune della provincia di Avellino dell'Alto Irpinia, in cui mi chiedevano, come era capitato già per altri e già nello stesso comune, mi chiedevano il parere igienico-sanitario relativamente a un'attività che faceva trattamento di rifiuti. Allora, questa attività è disciplinata dall'articolo 208 del 152-2006, c'è la conferenza dei servizi che viene indetta dalla regione Campania, è una cosa, diciamo, già, non dico dal 2006, ma 2008, 2009, 2010, siamo al 2014, già visto, per cui
questo ha fatto perdere tempo anche all'azienda, forse insomma, non la settimana scorsa, qualche, in cui l'azienda ha già chiamato all'ASL, dice dottore ma voi il parere non ce lo date e noi non possiamo andare avanti. Ho detto guardate, io la pratica già l'ho mandata indietro dicendo, indicando al comune, guarda tu hai sbagliato tutto, ti rimetto la pratica, rifai tutto da capo. Quindi con questo gioco insomma, magari la ditta è perduto un mese, e quindi in questo caso, ma questo non dipende da me, più che dire, guarda, non è questa la procedura, devi seguire questo, vai alla contraria di Corini, alla regione Campania, rivolgiti eccetera eccetera, quindi molto spesso noi siamo disponibili soprattutto anche con tecnici, forse qualcuno di voi mi ha avuto modo di avere contatti con noi la dottoressa qui, quindi ci siamo visti perché facciamo proprio consulenza, perché poi tra l'altro il nostro, io essendo facendo parte del dipartimento di prevenzione cerchiamo di fare prevenzione in tutti i sensi, anche prevenire appunto inquinamenti ambientali eccetera, e quindi facciamo anche educazione in tal senso, quindi promozione della salute anche in questo senso, quindi evitando gli inquinamenti, quindi dando anche delle direttive ai tecnici che vengono in nostro ufficio. Comunque ritornando un po' indietro, ma facendo perché poi un po' tutte queste domande, man mano che magari faccio un excursus della normativa, forse vengono fuori, perché noi siamo arrivati all'acqua perché intanto incominciando ad andare nella prima slide dei riferimenti normativi, allora io vi do un po' quali sono i precorsi. Allora, questa diciamo esperienza magari fatta sul campo riguardo a queste problematiche, e vi dico che già la delibera ministeriale del 4 febbraio del 77, ancora vigente, ci dà i criteri che sono diciamo tutta una normativa che disciplina la tutela delle acque del suolo, quindi un po' diciamo l'antecedente ancora del 152. Allora, detta ancora oggi, i criteri di costruzione per esempio delle reti fognarie o degli impianti di depurazione, delle condotte idriche, quindi ancora sono vigenti questi criteri. Quindi anche molto, per cui anche quando voi tecnici, anche dal punto di vista edilizio, questo vi è importante, quando vengono arrivati dei piani regolatori oppure dei piccoli strumenti urbanistici, dovete fare cioè, riferimento a questi criteri dettati nella delibera del 77 per poter appunto realizzare anche una fognatura. O anche una rete idrica, quindi quando vengono affidati questi incarichi. Successivamente poi col decreto legislativo 152 152 del 99, il decreto Ronchi, si incomincia a mettere un po' di ordine sulla normativa sia degli scarichi ma anche per quanto riguarda i rifiuti. E quindi diciamo distinguiamo questi due parti. Successivamente poi abbiamo il decreto legislativo 152 del, ho mancato proprio quello più importante, 152, ecco qua, del 2006, non questo è, e successivamente ha modificato e aggiornato con il decreto legislativo 128 del 2010. In effetti che ha portato delle modifiche, perché sono intervenute anche delle norme nazionali recepite poi dalla regione, quindi ha dovuto modificarle. Il 152 che cos'è? È il testo unico sull'ambiente, quindi disciplina tutto quello che riguarda l'ambiente, acqua, aria, suolo e quindi i rifiuti. Pericolosi, non pericolosi, cioè tutto quello che riguarda l'ambiente viene specificato appunto nel 152, disciplinato nel 152. Con la delibera poi 1350 del 2008, si ha una delibera regionale, si tenta di disciplinare incominciare a disciplinare appunto gli scarichi, incominciando a dare già un, cioè si è visto che
alcune piccole attività non possono essere autorizzate per avere lo scarico in pubblica fognatura oppure su un corpo idrico superficiale, perché sono delle attività semplicissime, facevo l'esempio di ristoranti che appunto di reflui che cosa hanno? Hanno quelle dei servizi igienici e magari delle lavastoviglie, e quindi in questo caso vengono assimilati a quelli domestici. E in questo caso quindi questa è la delibera di Giunta Regione Campania che incomincia a fare questo tentativo, che poi è stata dichiarata illegittima e quindi poi è abrogata e poi è stata ripresa invece con il regolamento 6 che vi dicevo, che ha disciplinato proprio questo aspetto. Nella legge regionale numero 4 del 2011, all'articolo 1,250, ritroviamo la regione riprende un articolo del 152, in cui dice che nel 152 dice che la competenza dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è della provincia o della regione. Però con la legge regionale, che prima era comunque della provincia solamente, quindi non tutte le regioni, di parte neanche la regione Campania che faceva, ma era della provincia, con la legge regionale numero 4 del 2011, al comma 250, stabilisce che le competenze per l'autorizzazione in pubblica fognatura ritornano sono di competenza del comune, quindi come ancora esiste adesso, quindi regola. Regolamento questo del 2012, quello che vi diceva, precursore del regolamento numero 6, perché quello del 2012 poi non è stato mai pubblicato, mentre quello del 2013 sì, ed è quello vigente. Quindi adesso il riferimento è questo qua, regolamento 6, sì, questo vigente. Intanto vi volevo... vado un po' avanti e indietro per darvi delle definizioni, perché dobbiamo anche capire che cosa si intende per scarico, eccetera. E appunto vi dicevo che l'articolo 74 si stabilisce che cos'è uno scarico. Ho fatto una sintesi di alcuni articoli, perché non sono, però diciamo danno l'idea già di che cosa. Qualsiasi scarico che cosa significa? Qualsiasi missione effettuata tramite un sistema stabile di collettività, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del reflui con il corpo ricettore in acque superficiali o sul suolo o nel sottosuolo o nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura, anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione. Ok, quindi dobbiamo prima capire che cos'è lo scarico. Qualcuno mi dice, ma se io scarico per esempio l'acqua piovana, no, qualcuno mi dice, vabbè, ma non è uno scarico, quello tanto vanno per dilavamento, non è uno scarico. Non è uno scarico perché effettivamente non c'è una rete che raccoglie e poi convoglia, però è qualcosa che non si può fare. Cioè se qualsiasi reflo proveniente da un'attività, ma anche dall'abitazione, c'è l'obbligo di un collettamento, quindi non possiamo scaricare quello che vogliamo sul suolo, nel sottosuolo, sulle acque superficiali, va comunque regolamentato, deve essere sempre, poi vediamo se è possibile convogliare in fogna o meno, o perché magari abbiamo il corso d'acqua vicino e possiamo metterlo sul fiume, sul torrente, eccetera, va bene, però abbiamo bisogno di intercettare lo scarico in modo anche da poterlo controllare, perché ci sono poi gli organi di controllo che devono poi stabilire se questi controlli che vengono a fare delle verifiche periodiche, una tantum, a stabilire se effettivamente noi quando scarichiamo, scarichiamo correttamente, rientriamo nelle tabelle e poi vediamo, quindi stabilite dal 152. Posso una domanda? Sì. Il 152 parla sempre di scarico, di nel momento in cui non c'è possibilità di scaricare, quindi monto una volgarmente un pozzo nero, quindi una vasca è tenuta, come bisogna regolarsi? Ma riguardo a quale attività? Un'attività commerciale, in zona non servita da pubblica fognatura. Allora la norma, come vediamo pure dopo, la norma stabilisce che tutti i comuni devono essere serviti da fognatura.
E naturalmente nelle zone urbane devono esserci delle infrastrutture che debbono avere tale, altrimenti questo rientriamo un poco in tale che si guarda la cosa. Sì, sì, la norma. Perché urbanisticamente se quell'attività commerciale dove sta? Sta in una zona urbana. Urbana, cioè, vedo, non è perché la norma è qui. Quindi la zona urbana, se ha destinazione zona urbana, A, B o C, diciamo queste. Deve essere fornita di due pubblica fognatura. Quindi due sono i casi. Due sono i casi. O il comune non ha provveduto ancora a, cioè gli ha dato quella destinazione, però queste sono molto spesso noi con i comuni abbiamo questo problema. Cioè tutte le mie soldi non ci stanno, noi la fognatura ci sta in progetto, ma non la facciamo. Ma succede addirittura nelle aree industriali. Certo. Numerose aree industriali che non hanno i sottoservizi, allora caso, che cosa si dovrebbe fare in quel caso? In quel caso noi dovremmo negare le autorizzazioni, cioè il parere a tutti quanti queste attività, ma il problema è questo, che magari ci va di mezzo il poveretto che magari ha comprato il sito in quell'area, oppure non so, gli è stata anche data la concessione edilizia, poi alla fine ha realizzato, però dopo si è reso conto di questa situazione di instabilità. Sempre ritornando al fatto che i comuni non danno una informazioni utili e quindi esaustive ed efficaci. E, allora in quel caso la norma non prevede che se ci sta l'area industriale o commerciale eccetera non ci sia la fogna, però allora in questo caso sempre 152 dice che solo per comuni inferiori a 2000 abitanti o che si tratta di e comunque poi si devono adeguare entro dei termini che devono dire. È possibile con dei sistemi alternativi che comunque scaricano sempre rientrando in quelle tabelle, quindi sì, certificate che si rientrano in quelle tabelle. In quel caso che cosa si fa? O vengono i reflui, vengono segregati in una vasca tenuta, in questo caso però seguono poi la normativa dei rifiuti, quindi viene restituito gli effetti. Sì, sono comunque, certo, ci sta un onere, ci sta un costo, certo, da parte delle aziende, delle attività. Quindi vengono, seguono e quindi se sono rifiuti non domestici, per esempio rifiuti, quindi in questo caso non pericolosi, possono stare, rimanere fino a 20 metri cubi per 3 mesi nella vasca e poi devono essere ritirati. Se invece si tratta di rifiuti, di reflui, e in questo caso poi diventano rifiuti nel momento in cui vengono messi nella vasca, non possono superare 10 metri cubi fino a 3 mesi, che quindi devono essere poi ritirati prima, una volta raggiunti i 10 metri cubi. Questa è la norma, perché segue in effetti la parte quinta la parte quarta del decreto legislativo 152, la parte sui rifiuti. Quindi l'ASL deve rilasciare l'autorizzazione all'attività commerciale. Allora, abbiamo queste grosse difficoltà noi, perché noi detto che dovremmo dare un parere negativo, perché il comune ci deve fare una dichiarazione, almeno noi lo stiamo facendo per venire incontro anche all'utenza, perché il problema non è dell'utente, ma è a monte, è la parte del comune che non ha provveduto, perché quello c'è una priorità assoluta. I soldi non ci stanno, è vero, però bisogna vedere negli anni se sono spesi per altre cose, non per fare le fogne. E questo è. E oppure dare una destinazione come pure nelle zone industriali, no? Zone industriali impensabile. Io mi sono ritrovata di lotti e non avere l'acqua, non avere neanche l'acqua. Noi siamo una fonte. Ci sono alcune aree che non hanno neanche l'acqua potabile. Il cliente si trova, cioè con un'attività. Però vi dico una cosa, ci sta però un altro problema, che quando il DPR 380, no? Quello sul testo per l'edilizia, prevede che all'articolo 24 e 25 dice come deve essere rilasciato il certificato di agibilità. Quando si tratta di insediamenti produttivi o altro che non rientrano tra le civili abitazioni, viene rilasciato il certificato di agibilità.
attività dal comune, quindi dall'ufficio tecnico comunale, se c'è un parere preventivo di tipo igienico-sanitario da parte dell'ASL. Questo invece non viene fatto dai comuni, viene data la concessione edilizia, la ditta, l'utente realizza e poi dopo si viene in mente, ah però manca il parere dell'ASL. Se mi posso proprio riagganciare, perché è un fatto proprio pratico, l'utente che deve comunicare quella famosa apertura di impianto che tratta rifiuti, quindi la comunicazione per l'iscrizione al registro, in quel caso deve comunicare che lui sta già lavorando, quindi ha già il sito realizzato con i macchinari, con le autorizzazioni, con tutto quanto. Si trova a comunicare e a trasmettere il certificato di agibilità. Il certificato di agibilità, come diceva l'autore, se è stato rilasciato, ma sulla scorta di un... Impropriamente. In quei casi, il certificato di agibilità che manca invece del parere dell'altro. E poi ci si rivede in mente dopo, al momento del rilascio, e tutto si ferma. E allora poi ci si ricorda e noi diciamo, scusate, ma se tu tieni un'attività di questo tipo, come fai a scaricare il bonus? Permesso di costruire, La possibilità poi non può essere rilasciato. Quindi bisogna farlo prima, come pure le emissioni in atmosfera. L'autorizzazione di emissioni in atmosfera. E per farlo capire ai comuni che ce n'è voluto. Diciamo che noi siamo in una provincia piccola, immaginate a Napoli la confusione che ci sta. Diciamo che nella provincia di Avellino, bene o male, con i rapporti che noi teniamo continui con la regione, con la provincia, adesso stiamo collaborando molto con l'AUA, quindi ci stiamo andando quasi tutte le settimane, cerchiamo di andarci tutte le settimane per venire in mondo, quindi non fa scadere i termini a voi dalle ditte. Quindi stiamo cercando di andare. E quindi far capire anche l'emissione in atmosfera, vedete, l'autorizzazione di emissione in atmosfera, è propedeutica alla concessione edilizia. Se per qualche motivo la regione dice, interpellati i vari enti alla conferenza dei servizi, e non c'è l'autorizzazione dell'emissione in atmosfera, perché ci può essere un vincolo particolare, molto spesso capita, ci sta un vincolo idrogeologico, un vincolo della sovrintendenza dei beni paesaggistici, ci stanno altri impedimenti che magari ci guardano, là non è possibile avere un'attività di tipo di primo, di secondo, di aspetto, emissione in atmosfera, là non ce ne possono essere. Ci ritroviamo di fronte a un'azienda che ha investito, ha costruito un immobile, ha comprato eventualmente, ha fatto anche un leasing per i macchinari, la regione dice no, non è possibile, non andate da nessuna parte, l'azienda si ferma, è capitato che l'imprenditore ha dovuto restituire i macchinari, quindi con finanziamenti ottenuti, perché poi i finanziamenti si sono bloccati. Quando hanno chiesto, però voi dovete avere l'autorizzazione di emissione di atmosfera. Allora si sono ricordati il comune, l'utente, perché poi ha chiesto al comune, e il comune si è ricordato, ci vuole anche l'autorizzazione di emissione di atmosfera. E in quel caso si sono bloccati, perché magari non si sono resi conto che non c'era poi la destinazione urbanistica, quindi un altro problema, eccetera. È una catena in cui, per cui il ruolo dei comuni in questi casi è fondamentale. Perciò quando non c'è la fognatura, quando non c'è la fogna, non c'è la possibilità di scarico in corso idrico superficiale, perché poi non sempre c'è questa possibilità, o perlomeno le acque devono essere pretrattate prima di essere scaricate, perché e magari un'azienda che non ha la possibilità di pretrattare, perché non ha un impianto di depurazione, anche perché l'impianto di depurazione costa, ha i suoi costi. Allora in questo caso quindi là ci si blocca. Per cui diciamo che questa deroga ci può essere, però è sempre temporanea, sempre nell'attesa, è comune. Alla vecchia norma, leggendo, si trova sempre alla vecchia norma, sì. Dove sono ammessi i pozzinesi. Vasche a tenuta, allora i reflui vengono segregati, sono rifiuti. Chiamiamola
vasca IMOF, in effetti la vasca IMOF è già un sistema di trattamento. Deve scaricare. E in quel caso rientra il comune, perché anche in quel caso c'è uno scarico e fatte le dovute, i dovuti sondaggi, studi idrogeologici del suolo, che magari scarico sul suolo, perché quello è uno scarico di acqua ormai trattata attraverso la vasca IMOF, che è anche un impianto di trattamento dell'acqua. Allora in quel caso lo scarico va sul suolo, ma deve essere autorizzato dal comune. Sì, ma quando non c'è la possibilità di scaricare da solo, quindi c'è per forza la vasca è tenuta. Cioè la vasca è tenuta, i reflui vengono trattati come rifiuti. Il rifiuto senza scarico. Il problema è che l'ASL non mi dà l'autorizzazione. Ma sono sempre rifiuti, dove alla fine sono sempre rifiuti. Perché rientra, con la vasca è tenuta, non può essere. La fitodepurazione, anche in questo caso, la fitodepurazione, allora è un impianto di trattamento. In quel caso entra in merito l'ARPAC, perché tutto quello che è sistemi di trattamenti di depurazione dell'acqua, di depurazione, gli impianti vanno rispettati intanto le tabelle, però quegli impianti vengono valutati dall'ARPAC, non è l'ASL più. È una normativa del 2001, cioè le competenze in tal senso sono state trasmesse, sono state passate una normativa della Regione Campania, sono state trasmesse all'ARPAC. L'ARPAC fa una valutazione in base ai quantitativi di scarico, eccetera, eccetera. Dottoressa, l'impianto di fitodepurazione è un impianto senza scarico? Sì. Sì, ho capito, però è l'acqua che viene trattata. Se senza scarico, non commetta nessun problema. No. L'impianto in sede, come viene fatta la fitodepurazione, viene valutata dall'ARPA. Scusa, e chi lo dice che va bene? Posso permettere? Nella 150 mi permetto, perché ho affrontato in conferenza di servizi Regione Campania proprio una problematica relativamente a un impianto di fitodepurazione, laddove nel caso specifico non c'è la possibilità di scarico in pubblica fognatura, pur essendo la pubblica fognatura presente, perché l'attività era sottoposta rispetto alla fognatura, e fognatura stessa che era a una distanza maggiore di 200 metri. Per cui era possibile. Fino a 2000 abitanti più alto. Sì, perché era possibile praticamente utilizzare un diverso sistema. L'azienda, nello specifico, sto parlando anche di diversi anni fa, dove gli impianti di fitodepurazione non erano così utilizzati, diciamo, come magari può succedere adesso. L'ARPAC si è dovuta non esprimere rispetto a un parere, perché l'ARPAC non rilascia un parere, però è l'organo che è chiamato a controllare, e questa è una norma che fa riferimento al 152, e come lei dice il 152 non riporta la competenza dell'ARPAC, ma il 152 deve essere stato recepito dalla normativa regionale, e noi abbiamo le normative di settore, le normative regionali, la delibera 1411 del 2007, quella che regola l'impianto di trattamento di rifiuti, e laddove l'acqua diventa rifiuto viene sottoposta a quella normativa, che chiama in causa l'ARPAC. Quando c'è uno scarico. L'acqua che ti debba dire non puoi scaricare o non puoi trattare o non puoi. Quando l'impianto è senza scarico non c'entra l'acqua. Ma non ho capito. Allora le modalità, lei mi dice alla fitodepurazione, ok. La valutazione, il parere, per esempio in conferenza dei servizi, come diceva l'architetto, viene chiamata l'ARPA, che viene chiamata l'ASL. Allora, io non do l'autorizzazione, do il parere, però per vedere se quell'impianto di fitodepurazione è congruo o meno alla sua attività, c'è un parere dell'ARPA. L'impianto di fitodepurazione si distingue in due sistemi. Con scarico e senza scarico. Ci interessa se è scarico o senza scarico, non è quello. Stiamo parlando di scarichi. Sì. Qualora non c'è lo scarico, la 152 cade. Però non ci deve essere scarico, e deve essere un impianto a circuito chiuso. Sì, ma ce ne sono anche altri impianti a circuito. Però adesso non vengo prima pioggia e riutilizzo per.
siamo perfetti. Ci sono anche altri tipi di impianti, al di là della fitodepurazione, che si utilizza la depura, la raccoglie, viene utilizzata, a volte viene utilizzata. Ma quello è con scarico, però, quello è no, anche senza, anche completamente. Più utilizzo. Posso anche completamente senza scarico. Nel caso della fitodepurazione non viene neanche riutilizzata. Ma la bontà della realizzazione dell'impianto, la bontà tecnica, parliamo solo tecnicamente, il funzionamento dell'impianto. Chi lo stabilisce che quell'impianto è a norma rispetto alla normativa diciamo di settore? Chi lo stabilisce? Sì, ma chi stabilisce che funzioni, che depuri quell'acqua? Chi lo scaricando? Ma quale acqua deve depurare? Allora le faccio un esempio, pratico. Impianto di autodemolizione. Le faccio un esempio pratico e anche un riferimento sul posto. Impianto di autodemolizione. L'impianto di autodemolizione è un impianto di trattamento di rifiuti, perché tratta un monocodice, l'auto da rottamare, l'auto da trattare. Nello stesso caso che vi dicevo prima, l'impianto ha adottato un sistema di trattamento delle acque del piazzale, che vanno per norma trattate perché sul piazzale vengono depositati gli autoveicoli, un impianto di fitodepurazione che è a ciclo chiuso, quindi senza scarico. Quell'impianto deve funzionare in modo che quell'acqua viene in qualche modo evapotraspirata. Sì, ma deve essere perfetto, ma chi ce lo dice che quell'impianto è fatto tecnicamente chi ce lo dice che è fatto a regola d'arte? Allora, perché conosciamo la fitodepurazione. La fitodepurazione ci sono dei bacini dove le acque capacitate nei bacini, nei polmoni in pietrame e tutto il resto. Okay. Ci sono le piante sopra, le piante depurano la stessa acqua che sta nel bacino, la depurano e poi le evaporano. Ma chi lo attesta che questo funzionamento è regolare? No, l'attestazione del regolare funzionamento. Allora, faccio un altro esempio per essere semplice. Non c'è condato, acqua ambiente, scarico ambiente, non c'è condato. Allora, ascolti. Il sistema, anche una vasca IMOF, per esempio, o una vasca tenuta, mi deve dire, la vasca tenuta, non mi può dire che può contenere 10 metri cubi di acqua, quando invece l'attività che deve ricevere questi reflui ne fa giornalmente magari 20 metri cubi di acqua. Mi stai dicendo una grossa bugia. Quella è capacità, quelli sono numeri. È una conformità, cioè io devo stabilire la conformità in base all'attività. Cioè io vado a dimensionare la vasca in base a dei parametri stabiliti, cioè in base a dei parametri, quali sono i parametri? Se ci stanno 10 persone là che ci lavorano, se ci stanno 5 di lavoratori, sì, capito? Questo è enorme, che non sono riportati nei regolamenti regionali, partecipamente alla regione Lombardia, questo è la 150 da più. Allora, tutte le regioni che non hanno adottato dei regolamenti di per esempio metri quadri per quanto riguarda gli abitanti ricorrenti in via di ho capito, allora, ma può essere pure pure fare riferimento a un'altra nazione. La 152 regione Lombardia. Sì, non è la 152 che ha fatto riferimento alla regione, è la legge 10 della regione Lombardia, è stata presa di riferimento. Sì, ma è stata presa di riferimento da quelle regioni che non hanno fatto proprio il 152, che è cosa ben diversa, ma non perché il 152 non ci dice nulla. No, ha detto tutto. La regione Campania non si è espressa in riguardo alla struttura di sicurezza. Allora, per non dare delle false, allora scusate, per non dare delle false informazioni, gli impianti di trattamento dell'acqua, diciamo anche di depurazione, tutto quanto, i trattamenti dell'acqua, quindi per vedere la loro congruità, conformità e diciamo rispetto alle attività e alle normative in generale, vengono valutati dall'acqua. Per cui se in una conferenza dei servizi noi abbiamo un trattamento dei reflui con un sistema alternativo che non sia quello dello scarico, allora questa valutazione viene fatta dall'ARPA, può essere fatta anche preventivamente o all'atere della conferenza o di un altro, diciamo, di un altro tavolo tecnico, però questa valutazione non viene fatta più dall'ARPA, perché a noi ci arrivano ancora, cioè mandano l'impianto di fitodepurazione, l'impianto della vasca IMOF, dovete esprimere il parere, non lo esprimiamo noi, infatti rimandiamo indietro all'ARPA, quindi diciamo che è una competenza dell'ARPA.
Ok, poi comunque ci deve essere un ente che gestisca a questo la... Sì, perché io vi posso dire che quella modalità che voi avete scelto può essere in rispetto della norma, sì, però se, se quell'impianto è stato realizzato secondo norma e che comunque può rispettare del compito con l'attività che andiamo che si va a svolgere, non lo stabiliamo noi, perché ci sono dei parametri. Ora diciamo che quindi questo abbiamo visto un poco come silenzio. Al cosa le condizioni, poi siamo ritornati, quindi abbiamo detto il 124 invece stabilisce, sempre del 152, stabilisce che appunto tutti gli scarichi vanno preventivamente autorizzati. Come vengono autorizzati? Abbiamo detto, se si tratta di reflui domestici vengono autorizzati, abbiamo visto con il 200, con dal comune, perché sono o tutti i reflui che sono assimilabili al rifiuto, a quelli domestici. Con l'articolo, prima le competenze di autorizzazione della scarica, lo dicevano, era della provincia, poi sono passate alla regione per un po' di tempo, fino a che non ha legiferato, come nel 152 diceva, fino a che la regione non legifera. Ha legiferato con una finanziaria, una legge regionale numero 4 del 2011, quindi in cui dice all'articolo 1 del comma 250 che le competenze sono ripassate, vi dicevo, al comune, sono passate al comune. A chi va data l'autorizzazione? L'autorizzazione va data in capo, cioè a chi fa richiesta, quindi di scarico, quindi chi produce il vetro, chi produce il vetro, se ha l'attività. Se c'è, ci può essere la singola ditta o ci può essere anche un consorzio di attività che fanno riferimento, e in quel caso l'autorizzazione viene rilasciata al, diciamo, al gestore del consorzio. E poi questi reflui comunque vanno poi a un depuratore unico o se c'è un depuratore del singolo consorzio. Faccio l'esempio, non so, di Solofra, l'autorizzazione non viene chiesta delle ditte delle varie concerie che stanno diciamo in zona industriale, non va richiesta al comune ma va richiesta all'ASI. L'ASI poi va alla Pogei, va all'impianto di depurazione finale, quindi mercato Solofra, mercato San Severino, quindi, e quindi in quel caso va richiesto all'ASI. Con tutto quello che è successo? Vabbè. Per poter scaricare comunque vengono date dei limiti, no? Vengono date dei limiti che sono dettate nella tabella 5 nell'allegato 5 alla parte terza del 152, che riprende un poco quelle che erano le tabelle anche del decreto Ronchi che vi ho detto, il 152 del 99. In effetti sono state riportate pari pari, quindi vanno sia come qualità, sono tabelle che descrivono i limiti sia nelle qualità delle acque sia come quantità. Perché può esserci anche questo, che i limiti, magari la qualità delle reflui non necessariamente superi i limiti, ma li può superare come quantità. Quindi devono rientrare come quantità e come qualità. Scusate, sì. Viene richiesta un'analisi per l'attività prima che si apre, come si fa? Diciamo è preventiva, è un sì, poco. Sì, però non è falsata l'analisi. Io ho fatto richiesta per una lavanderia. Sì. Prima che avessi l'autorizzazione, perché la sono la dama, quindi mi hanno chiesto l'autorizzazione allo scarico. Sì. Nella tabella di presentazione c'è la richiesta un'analisi. Sì.
Sì. Come si fa a fare un'analisi se io non posso? Dipende dal ciclo di attività, è come la stessa cosa, è previsionale. La è preventiva, cosa, quindi è una stima. Sì, è una stima. Ci sono le tabellate. A parte ci sono proprio i metodi di stima che vanno applicati anche per le previsioni. Io devo passare per autocertificazione dove dice che l'attività rispetta le parti. No, perché questi limiti poi, tra l'altro, queste tabelle, questi limiti che ogni attività descrive, certamente si mantiene sempre un po' più largo, alla fine questo è, ma anche per le emissioni in atmosfera succede questo. Se il chimico fa una stima sul riguardo al tipo di il ciclo di lavorazione, diciamo l'impianto che ha a disposizione per limitare gli scarichi, quindi si fa una stima, certo, si fa una stima. Tanto è vero che poi che cosa succede? Quando si va a fare la messa a regime, ci sono questi due controlli che viene fatto, uno di messa a regime e anche i controlli periodici. La messa a regime che cosa si fa? Si fa effettivamente nel momento in cui si inizia l'attività se quei valori rientrano tra quelli che sono stati autorizzati. Per esempio delle emissioni c'è l'obbligo di fare la messa in esercizio dell'impianto e fare un'attività di 10 giorni di monitoraggio per la messa a regime. Per l'emissione dell'atmosfera, sì. Sì. Nell'emissione però ci sono poi i controlli che devono rientrare in quei parametri dichiarati. Siamo il condizionale per qualsiasi cosa che ci stiamo facendo. No, la mia domanda era questo: perché fa fare una dichiarazione quando basta solo una dichiarazione, dice rispettiamo i parametri di legge, se dopo deve essere ricontrollata? No, perché nel decreto, sia per quanto riguarda gli scarichi sia per l'emissione dell'atmosfera, vengono riportati i limiti. Sì, i limiti però per l'attività, se voi avete dichiarato che rientrate in quei limiti, non so per riguardo ai metalli pesanti, quello che sia, dovete rientrare in quei limiti, perché l'autorizzazione è stata data in quel senso. E addirittura c'è anche un'altra motivazione. Abbiamo i piani di controllo ambientale per le emissioni, ma anche per gli scarichi, in una determinata zona, non vanno su una determinata zona di quel piano, non vanno superati quei limiti, che magari possono essere superati in un'altra zona. Quindi stesso impianto, stesso trattamento, stessi materie, stessi prodotti usati, in una zona possono andare bene, in un'altra no. Sì, perché questo fa l'assorbatore, si potrebbe fare, perciò per il piano d'argine abbiamo avuto dei problemi in alcuni periodi. Anzi, il comune di Montefeltro, negli anni passati, ha segnalato che c'era stato un problemi di inquinamento, forte inquinamento, e quindi chiedeva di fare queste valutazioni non per singola attività ma fare una sommatoria, perché la singola attività può pure rientrare, però se mettiamo 10 attività di un certo livello vediamo che magari si superano. Il piano di risanamento ambientale dell'aria rientra addirittura il calcolo per il traffico veicolare in quella determinata zona. C'è necessità delle emissioni atmosferiche o no? O sono insolvabili? Cioè, molte volte si trasforma anche un panificio non trasformato, qui ci usa la legna, usa le roccioline o usa una tipologia di fonte energetica. In caso le emissioni atmosferiche sono obbligatorie o no? In quell'attività non si sa se sono modifiche sostanziali. No, la casa no. Il cammino che viene trasformato da legno a quelle non sono attività, quelle sono attività di abitazione, non vanno, quindi hanno un altro. Quindi il vicino che si lamenta, che il suo vicino si metta un'emissione atmosferica della Monte Rossa che arriva dalla trasformazione di energia nel Francione, non può avere nessuna tranquillità se questa è un'emissione che va. Allora, quello deve essere un combustibile, se quello è un combustibile, se è riconosciuto combustibile, è la parte commerciale questa, non è che, allora, se quel combustibile è stato riconosciuto, gli è stato dato, è stato registrato,
come combustibile per una civile abitazione, allora basta portare il, diciamo, il camino al di sopra del colmo del tetto di un metro e lontane dalle altre abitazioni 10 metri, questa, diciamo, è la norma generale. Se invece, di magari brucia la plastica, è normale che la plastica non la può bruciare, ma questo va nel codice poi civile. Ma lei prima parlava di panificio, però sì. Panificio sì, panificio è diverso, panificio è normato, panificio sì, panificio c'è l'elenco, la singola villetta no. Allora la civile abitazione, quindi l'attività, quella che non è un'attività economica, non è un soggetto giuridico iscritto alla Camera del Commercio per l'attività di panificazione. Sì, facevo il caso, una persona dice io ho questa problematica perché il mio vicino che c'ha la villetta brucia la plastica nel suo camino, ricordando per dire una cosa qualsiasi. Brucia semmai le noccioline oppure altro tipo di la salsa, cioè come si fa? È normale, credo questo. C'è una norma che si disciplina se quelle emissioni rientrano in un certo standard oppure no. In realtà c'è un ci dovrebbe essere un riferimento per ogni comune, cioè il comune nella sua attività di pianificazione. E in particolar modo dei PUC stabilisce anche quali devono essere dei limiti rispetto a dei parametri di carattere ambientale o che comunque riguardano la, la tutela della salute, La regione Lombardia vieta le stufelle. Ci sono una serie di regolamenti che possono esserci o meno, ovviamente, poi, diciamo che tra sono rimandate le comuni che poi a loro volta si rifanno del regolamento di igiene comunale. Beh, dipende pure dalla manutenzione dell'impianto, perché se l'impianto assalza e la manutenzione fermo restando che se si fanno fare delle analisi, perché come riguarda anche l'inquinamento acustico, no? Ci stanno dei parametri magari secondo chi le emette, che le immette. Nella roba, magari il vicino sono di disturbo, e allora magari ci sta il vicino che fa fare delle indagini, e in quel caso se vengono superati i limiti, la stessa cosa delle emissioni, se mi dimostri che quelle emissioni effettivamente sono inquinanti perché hanno appunto emettono delle sostanze nocive, certamente, magari se ha bruciato la plastica, ha bruciato un altro, diciamo, prodotto che è inquinante, questo sì, questo va al di là della. E allora dicevo, per ritornare agli scarichi, quindi l'autorizzazione quindi viene rilasciata eccetera eccetera tutto quanto dal comune o dal gestore della rete, e però tutte le attività, in particolare quelle produttive eccetera, devono avere un bozzetto, il famoso bozzetto fiscale, cioè un impianto dove noi possiamo vengono fatti cambiamenti dall'organo di vigilanza, quindi dall'organo che ne fa il controllo, prima che avvenga il recapito finale, naturalmente, no? Grazie. Prima che avvenga il recapito finale. E quindi questo vale per tutte, diciamo, gli impianti produttivi e anche per le acque di piazzale. Ci sta qualche sentenza del TAR che qualcuno ha impugnato perché dicevano che le acque di piazzali non sono considerate tecnologiche, quindi non sono acque che vanno convogliate, vanno autorizzate prima di andare in, a scaricare. È sempre da verificare, quindi è sempre da dimostrare. Non tutte le acque di piazzali sono acque che vanno autorizzate o preadattate prima dello scarico. Bisogna vedere, diciamo, l'uso del piazzale, che cosa ci sta. Ma forse è stato normato dalla superficie, non sbaglio, no? È connesso con l'attività. Ah, okay. Se per esempio, non so, ci sta un'attività di lavorazione marine, alcune città per me è un piazzale, però se tu sul piazzale della lavorazione marine mi stocchi questi prodotti non so per quanto tempo, eccetera, e ci stanno i casi che vanno e vengono per lo scarico, naturalmente quelle acque sono acque di piazzale, sono acque tecnologiche. Quindi non possono. Dalla superficie. E dipende poi anche dall'area di parcheggio, per quanto se ci stanno i mezzi del supermercato, eccetera. Quando è tempo, perché in alcuni casi possono essere riparati ad altra attività.
acqua attività. Però diciamo che il regolamento 6, questo, il regolamento questo che dicevo 6 ultimo del 2013, stabilisce anche questo, in effetti, quali sono le attività che possono essere date. Quindi rientrando in tabella, dimostrando che effettivamente non c'è stato inquinamento, alla fine nessuno impone di dire no, queste acque vanno integratate, vanno insomma o segregate secondo le case. Di solito le acque di piazzale vengono fatte sempre la doppia vasca, la vasca di prima pioggia e poi quelle di seconda, vanno ridimensionate naturalmente riguardo alla quantità delle acque della superficie. Le acque di copertura no, le acque di copertura sono considerate meteoriche. Solo in zona industriale. E le acque di copertura, pur essendo magari lo stesso acque di pioggia, insomma di lavamento, vengono abbiano linee separate per essere controllate separatamente. Però ci sono alcuni casi in cui è obbligatorio trattare anche quelle delle coperture, per esempio nel caso di una fonderia, faccio un esempio, nel caso dove ci sono dei forni, delle lavorazioni particolari dove c'è molta polvere, molta produzione di polveri, polveri sottili, in quel caso vanno polvere, qui in quel caso vanno, però magari nel caso specifico viene posta come condizione, diciamo come prescrizione dall'ente, e in questo caso poi richiamiamo poi in causa l'ARPAC, l'ASL, la regione, le emissioni in atmosfera e quant'altro. Questa diapositiva in effetti ne abbiamo già parlato, come vedete, quando nei sistemi alternativi, quindi è d'obbligo nei comuni superiori a 2.000 abitanti avere la rete, ma nei comuni, ma anche nell'ambito dei comuni, naturalmente un'area ha quella destinazione perché fornisce anche i servizi, perché l'attività, la zona industriale o un PIP non può essere considerata zona D se non è fornita di acqua potabile, di, diciamo, di rete fognaria e di corrente, quindi di energia elettrica. Qualora poi se invece non abbiamo questa possibilità, perché la fogna si trova a più di 200 metri, non è consentito il problema del dislivello, perché se è di meno di 200 metri, perché con il dislivello può essere compensato dalle pompe di sollevamento, che devono essere sempre due e non una, questi sono criteri stabiliti in quella famosa circolare ministeriale del 67. Quindi devono essere doppia vasca, quindi doppia pompa con un sistema di continuità di energia elettrica, quindi ma si può obbligare un singolo cittadino all'allaccio entro 200 metri? Se c'è la fogna sì, c'è entro 200 metri di statale, che il costo se è superiore al beneficio. È possibile, a volte gli chiedono, dottoressa, gli chiedono a volte anche una stima dei costi benefici. Quindi si deve sempre dimostrare. E quindi il comune non può obbligare. Non può obbligare, allora il comune deve dire guarda, io non ti do la possibilità di allacciarti, non ci sono le condizioni per allacciarti. E pensa, cosa ne sarà il prossimo sindaco di qui? Cosa mi sarà? Cosa difficile. Perché il fatto sta, ti sta in difetto, il problema ce l'ho dal 1970, quindi non so se sta in difetto l'utente, che poi perché è, però deve chiedere al comune se il comune effettivamente non ne ha dato la possibilità, ma se le possibilità ci sono, lo deve fare. È solito. Quindi non so l'altro che questo è, diciamo, il regolamento che facevo riferimento, per cui non tassare le aziende, questo lo dico anche a me dell'Aquila, ma anche alla provincia, anche all'Aquila, quando i letti possono essere assimilati ai quelli domestici, come ormai è stato normato nel regolamento 6, quindi sfruttiamo questa possibilità e quindi non facciamo noi che dobbiamo andare in acqua perché dobbiamo fare l'autorizzazione per lo scarico. Questa supera quella del 2012. Sì, sì, no, nel 2012 non è stata mai, diciamo, cioè, è uguale in effetti, è uguale, però probabilmente non so che c'è stato qualche errore nella pubblicazione, il motivo era questo, forse, perché non era stato pubblicato. Però l'altro chiedeva... Ritornando però all'acqua, per cui vi dicevo, in questo caso, quando sono assimilabili a quelli domestici, non c'è bisogno dell'acqua, per lo scarico.
ritornando a quella che era l'AWA, e con me hanno convenuto anche il funzionario della provincia, quindi anche l'ingegnere Rocca, che parlavano anche di autorizzazioni per la 447, se l'inquinamento acustico. Assolutamente, quella è stata, diciamo, non lo so, una superficialità, perché intanto tutti quanti i progetti degli insediamenti produttivi, anche sportivi, eccetera, ai sensi dell'articolo 8 della 447 del 95, la legge sul, diciamo, l'inquinamento acustico, stabilisce che tutti i progetti vanno corredati da una valutazione previsionale in quanto acustico. Quindi non vedo per quale motivo, e quindi questa è una valutazione che viene fatta dall'ASPRA e dall'ARPA, che è in sede di conferenza dei servizi, perché non vedo che ci sia un'autorizzazione in particolare. A meno che si superano dei limiti, e in quel caso poi si sta stabilendo, ma all'interno, vabbè, comunque devono fare piani di risanamento, se fosse, eccetera, eccetera. Per cui quella è stata fatta un po' una forzatura in quel senso. Come pure l'articolo 215 e 216 del trattamento dei rifiuti, questa era una procedura semplificata, cioè per le aziende che producono rifiuti e quei rifiuti vengono trattati all'interno dell'azienda stessa, possono invocare la procedura semplificata facendone una comunicazione, e invece in quel caso è stato messo come autorizzazione. Non è così, perché è ancora vigente. L'autorizzazione, poi l'articolo 216 del 152 è ancora vigente, parla di comunicazione. Sì, ancora parla di comunicazione. Come pure di comunicazione si parla chi aderisce all'autorizzazione a carattere generale, quindi diciamo che è un'autorizzazione tra virgolette, ma è una comunicazione che l'azienda fa alla regione. E guarda, e dice io rientro in questi parametri, eccetera, eccetera, per cui rientro tra quelle attività a carattere generale e quindi non ho bisogno dell'autorizzazione. La regione che fa? In questo caso ne prende atto e fa una comunicazione all'azienda e ai vari enti, per cui si ritrovano ad essere in esercizio senza autorizzazione. C'è un'ultima cosa forse sull'AWA che non ci è capitato di dire, le attività che sono soggette a valutazione di impatto ambientale, le attività che sono soggette a valutazione di impatto ambientale o a screening di valutazione di impatto ambientale, cioè quindi la verifica della soggettabilità all'impatto ambientale, e attività che vanno in AIA, in autorizzazione integrata ambientale, non possono rientrare nell'AWA, se non quelle diciamo soggette ad AIA non rientrano in AWA. Le attività invece che sono soggette a valutazione di impatto ambientale in Regione Campania, differentemente dalle altre regioni, possono entrare in AWA, ma avendo avuto preventivamente il decreto da parte della regione di esclusione dal VIA, o il decreto del VIA. Sì, perché diciamo le altre regioni, in alcuni casi in altre regioni, la procedura di valutazione di impatto ambientale sostituisce a tutti gli effetti tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, cosa che non succede in Campania. No, allora diciamo che in effetti queste procedure, sia l'AWA che l'AIA già è partita da qualche anno, dal 2005, però diciamo che i risultati se ne stanno vedendo, perché le grosse attività, quindi non so se alcuni di voi si sono ritrovati a dover seguire queste pratiche, queste ditte, sono le grandi aziende che appunto sempre per quantità e per qualità di prodotti, diciamo del ciclo di produzione, rientrano in AIA, quindi autorizzazione integrata ambientale, vanno in conferenza dei servizi e quindi ottengono un decreto autorizzativo da parte della regione che è complessivo di tutte quante le autorizzazioni a cui loro sono soggetti, quindi quindi quest'anno hanno questa 15 anni ugualmente, quindi non devono richiedere altre autorizzazioni. A questi tavoli tecnici naturalmente partecipano tutti gli enti, quindi che devono poi valutare il progetto dalle varie punti di vista, per le varie competenze, per cui quello sostituisce tutti gli altri autorizzazioni.
quelli per le grandi imprese, per le piccole imprese della della sostituzione di tutte le altre autorizzazioni via, sì, che in Campania accade, in altre regioni sì, quindi il DPR in alcuni casi infatti molte di queste autorizzazioni si bloccano perché ci sta in via in un territorio come la regione Campania, dove praticamente il 70% è vincolato dal punto di vista paesaggistico, archeologico, vabbè, diciamo che di fatto lo è, e quindi di conseguenza ci pone una serie di limiti e di lungaggini. Se avete qualche domanda, penso di aver finito, tranne sì, che ci stava quella la normativa sulle sanzioni. Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative nel delibero 242 del 24/6/2011 riguardo le sanzioni. Le sanzioni non vengono fatte dall'AFL, vengono fatte in tema di scarichi dalla provincia, in effetti è la regione sempre che fa le sanzioni. Però che cosa succede? Se l'ARPAC va a fare un controllo e ci sono delle infrazioni, allora li comunica alla regione, se è alla provincia. Se la regione non ha provveduto, se la provincia e la regione non ha provveduto, la provincia ne prende atto, fa le sanzioni e le applica alla provincia. Quindi questo è. Però il riferimento normativo è questo. Se avete qualche domanda, non lo so. Va bene, io grazie. Sul modello dei provinci dell'unica ambientale c'è un riguardo referente tecnico, no? Che non responsabile tecnico. Quando parliamo di referente tecnico, in effetti è il tecnico che elabora la pratica, oppure è un tecnico all'interno dell'azienda? È il tecnico che elabora la pratica, perciò prima dicevo che la responsabilità di noi tecnici aumenta dell'AVA. Allora io posso dire l'esperienza che ho avuto, vi dico un attimo, è importante che sediate tutti quanti. Nelle conferenze dei servizi la presenza del tecnico delegato dall'azienda è importantissima, perché allora la ditta partecipa alla conferenza dei servizi, quindi, quindi è chiamato, è invitato alla conferenza dei servizi, oltre per illustrare il progetto e quindi dare anche dei chiarimenti, perché molto spesso, guarda, le cose si risolvono all'interno della conferenza, al tavolo. Per esempio io accetto anche nei momenti in cui il tecnico mi riesce a dimostrare alcune cose, per esempio non ci sta. Io per esempio molto spesso chiedo la rete di convogliamento dei refi, no, sia tecnologici, e certo io la chiedo e magari non mi è chiaro nel grafico, e c'è il tecnico presente che ha seguito quell'aspetto, e a volte ci viene il chimico, non c'entra niente, e magari a me serve il tecnico, quindi il geometro, l'ingegnere di via. Allora in quel caso i chiarimenti avvengono all'interno della conferenza stessa, quindi è importante. La ditta delega, quindi il referente, quando si parla di referente tecnico, perché la provincia intende proprio questo, che se viene un tecnico delegato dall'azienda in conferenza di servizio, oppure ci sta il riferimento, molto spesso nelle vie brevi, al di là della PEC, di tutte le altre cose, quindi su app eccetera, la provincia chiama direttamente chi fa l'istruzione della pratica, chiama direttamente il tecnico delegato e dice: guarda, c'è sta questa integrazione da fare, non me l'hai portata, se vieni prima della conferenza la mettiamo agli atti e ne discutiamo, perché molto spesso arriva così, proprio perché cercare di dare quanto più possibile una mano. Quindi la presenza del tecnico delegato dell'azienda, che deve essere venire in conferenza con una delega della scritta da parte del titolare del richiedente, e quindi partecipa alla conferenza e può dare dei chiarimenti, quindi può essere perciò è una difficoltà per quanto riguarda i comuni che non hanno ancora attuato il suo però terminati ieri mattina ho fatto un protocollo cartaceo per ovviare al telematico. Però c'era incomprensione di questo cartaceo, poi come passasse dal comune alla provincia. E ci portano il cartaceo, perché loro lo prendono il cartaceo. Quando hanno questa difficoltà la provincia. Non lo istruivo, la passavano tal quale ho capito.
Vabbè, però io guarda, ho l'esperienza della provincia di Avellino e vi dico che proprio perché diciamo ancora in una fase di rodaggio si rendono disponibili anche ad accettare il cartaceo, per la verità. Va bene, grazie dottoressa Sorrentini. Adesso la parola al nostro presidente Antonio Giannosso. Grazie. Alla presenza delle domande che sono state fatte, credo che effettivamente abbiamo colto l'essenza, il seminario è stato molto lungo, quindi credo che sia opportuno, come collegio, e do il mandato in diretta al segretario di attivarsi, tanto ormai lui è abituato a tutto questo, di attivarsi per cercare di fare due giornate, credo io, se è possibile, due o tre pomeriggi di approfondimento su questo con, chiamiamolo corso, ma diciamo un mini corso dove potremmo approfondire tutte quante queste problematiche che sono emerse oggi, che ovviamente essendo un seminario non possono essere così approfondite nei dettagli. Credo che sia opportuno perché ho visto veramente che è una materia importante, anche nuova tra virgolette, e quindi comunque ha bisogno di quegli approfondimenti giusti, come dicevo. Quindi questo è un primo messaggio che voglio dare alla platea, quindi probabilmente faremo a breve questa organizzazione e quindi vi daremo le giuste direttive per poter poi partecipare chi lo volesse a questi seminari. Dopodiché devo ringraziare la dottoressa Sorrentini per essere stata così cortese ad accettare il nostro invito e essere partecipato oggi, sperando di coinvolgerla ancora nelle nostre iniziative su queste tematiche. L'avvocato Fuoco, l'architetto Graziano, ringrazio il segretario e tutto il consiglio che comunque ti danno una mano molto molto importante nell'organizzazione di questi eventi. La formazione per noi è importantissima, noi l'avevamo scelta come categoria, l'avevamo scelta nel 2009, che facciamo formazione obbligatoria solo per noi, era stata una scelta di categoria fatta nel congresso di Palermo nel 2005, quindi fu fatta questa scelta come categoria. Adesso è imposta per norma il 137, la riforma delle professioni, obbliga la formazione per tutte le categorie professionali, non solo per i giovani. Per cui noi avendo dotato questo meccanismo, adesso stiamo cercando di, a livello nazionale stanno apportando un regolamento innovativo in questo senso, quindi la modalità di acquisizione dei crediti sarà un attimino diversa e su questo devo dire che noi come Collegio di Avellino siamo un attimino anche avanti, perché si parla molto della formazione a distanza e noi l'avevamo sperimentata con l'architetto prima, l'abbiamo fatto da prima questa nostra piattaforma che è nostra, che riusciamo, come dire, forse a esportare in tutta Italia facendo appunto questa formazione anche a distanza, agevolando un po' tutti quanti i colleghi che sono ovviamente dislocati in tutta la provincia e ovviamente recarsi sempre da Avellino per fare un corso o un seminario, giustamente toglie oltre al tempo anche una spesa maggiore per poter raggiungere il capoluogo. Qui noi ci siamo un attimino avanti rispetto a quando il Consiglio Nazionale sta facendo, sperando di poter sempre di più essere a disposizione della categoria per risolvere le varie problematiche che si presentano di volta in volta rispetto a tutta l'evolversi di normative che vanno continuamente evolvendo. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione e spero, come ho detto, che potremo rivederci con un approfondimento su questi temi e so che già il segretario ha previsto già altri due seminari, così come un po' il governo vuole fare una riforma al mese, noi facciamo un seminario al mese, e quindi già penso che vi ha dato delle indicazioni sui due seminari di aprile e poi di maggio. Per cui non mi resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata e una buona sera a tutti. Grazie.